Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Ancora una vittima a Prato per il coronavirus, è la 42esima dall'inizio dell'epidemia, da ieri si contano anche 3 contagi in più, totale 520 il servizio. 3 nuovi casi di coronavirus con il totale che sale a 520 e un morto, il 42esimo, un uomo di 71 anni che abitava a Iolo. Sono i dati della provincia di Prato riferiti alle ultime 24 ore diffusi oggi dalla regione. L'incremento è contenuto e conferma il calo già visto negli ultimi giorni non solo a Prato ma in tutta la Toscana, dove rispetto a ieri si contano 60 casi in più e 15 decessi. Dall'inizio dell'epidemia sono 9.352 i contagiati, 842 le vittime. Prosegue il trend decisamente confortante delle guarigioni. In sole 24 ore ne sono state accertate altre 124, il 4,4% in più. Ad oggi i pazienti usciti dal tunnel del coronavirus sono 2.926 e di questi 1.602 in modo definitivo, dopo che il tampone di controllo è risultato negativo. Buone notizie anche dai reparti. Il numero dei ricoverati si è ridotto di 43 a 60. Standosi a quota 672, il numero più basso dal 18 marzo. Continua il progressivo calo delle persone in isolamento, 4.912, 36 in meno di ieri, quelle che presentano sintomi lievi di infezione e che dunque vengono curate a casa. E da lunedì riaprono i cimiteri e i parchi della città, lo ha deciso il comune che però ha previsto norme stringenti per fare una passeggiata in sicurezza o per visitare i propri defunti. Restano chiuse le aree gioco, i parchi più grandi e parliamo del Parco di Galceti, dell'ex ippodromo e delle cascine di tavola. Vi dice tutto Claudio Vannacci. La maggioranza dei parchi e giardini cittadini e tutti i cimiteri del comune di Prato riapriranno con le cautele del caso dal lunedì prossimo. Lo comunica l'amministrazione specificando che sarà una riapertura graduale, soprattutto quella dei giardini e delle aree verdi. Dal lunedì però ci si potrà recare per una passeggiata rispettando alcune regole. Saranno accessibili tutti i giardini fisicamente aperti, mentre al momento resteranno chiusi i 3 parchi più vasti, Cascine di Tavola, Galceti ed ex ippodromo, e tutti i giardini chiusi da cancelli. Come da decreto resta interdetto l'accesso alle aree giochi, le aree attrezzate e quelle fitness, dove non è possibile una sanificazione tra un uso e l'altro. Sono moltissimi i giardini della città da monitorare, spiega l'assessore Cristina Sanzò. Almeno per questa prima settimana dobbiamo partire gradualmente, per poi capire se ci saranno le condizioni per poter rendere accessibili anche gli altri parchi. Nelle aree aperte ci saranno i controlli della Polizia Municipale e dei volontari. Rigide le regole da seguire: indossare la mascherina in presenza di altre persone, rispettare la distanza interpersonale, divieto di creare assembramenti. Già dai giorni scorsi è iniziato il taglio dell'erba in tutta la città, a cui si aggiungerà anche la sanificazione periodica di panchine e cestini. Al momento restano chiuse anche le aree di sgambatura. Sempre dal lunedì riapriranno tutti i cimiteri cittadini. Saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Anche nei cimiteri sono vietati gli assembramenti, deve essere mantenuto il distanziamento sociale ed è necessario utilizzare la mascherina e i guanti. 17 sanzioni per il mancato rispetto del distanziamento sociale previsto come misura per il contenimento del contagio da coronavirus. È il bilancio di un controllo compiuto nel pomeriggio di ieri dalla Polizia Municipale nei giardini di Via Capitini, siamo nella zona di Galciana, dove negli ultimi giorni era stata segnalata la costante presenza di assembramenti all'aperto. La prima ad essere stata identificata è stata una donna che stava portando il figlio in visita a casa dai nonni. Diversi gruppetti di persone fermate ai giardini, alcune di loro addirittura senza mascherina. 50 commercianti hanno scritto al sindaco di Prato per chiedere aiuti concreti per rialzarsi dopo questo lungo periodo di stop forzato. Eleonora Barbieri.
50 tra titolari di attività commerciali, ristorazione ed estetica, soprattutto del centro di Prato, ma non solo, hanno unito le forze per chiedere aiuto alle istituzioni, vista la chiusura prolungata dovuta all'emergenza coronavirus. In primis al sindaco Bifoni, a cui hanno scritto una lunga lettera in cui chiedono un incontro e mettono sul piatto una serie di proposte che, se accolte, aiuterebbero le categorie di appartenenza a tirare il fiato. Economicamente chiediamo che ci venga dato un aiuto per quanto riguarda gli affitti. Quindi abbiamo fatto 3 proposte che poi il sindaco vaglierà, e in particolare noi chiediamo o che l'affitto ci venga pagato al 50% da parte del comune, o che ci sia una soluzione di turnover rent, quindi che vada a percentuale sull'incasso dell'anno precedente, oppure che ci venga dato un fondo a livello di tutti i negozi in modo di che si possa venire incontro a quelle che sono le esigenze economiche della riapertura. Questa è la cosa che chiediamo maggiormente. Poi chiediamo anche sul piano informativo delle informazioni per quanto riguarda la sanificazione. Del gruppo fanno parte anche parrucchieri ed estetisti, alle prese con un abusivismo senza precedenti che significa violazione delle norme di sicurezza, con grave rischio per se stessi e per gli altri. Ora in questo periodo si stanno facendo d'oro e quindi hanno campo libero per un altro mese ancora. Il gruppo è pronto ad aderire al flash mob nazionale con la simbolica consegna delle chiavi al sindaco se tali richieste non troveranno accoglimento. Non poter pagare nessuna spesa dell'attività, quali l'affitto, la Tari, tutto quello che c'è, le bollette, per le quali nemmeno lo Stato ci aiuta, e quindi chiediamo proprio un aiuto economico forte per poter andare avanti, anche perché come tutti abbiamo una famiglia anche noi, quindi... Un negozio d'abbigliamento da bambini che differenza ha con un negozio d'abbigliamento da grandi? Nessuna, nessuna, è assurdo, assurdo. Quindi che differenza c'è? Nessuna, un'ingiustizia. 3 persone ferite, 4 denunciate e altre ancora da identificare. Questo il bilancio di una maxi rissa scoppiata all'ora di cena ieri in via Venezia. Al soccorso per sedarla sono intervenute 4 pattuglie dei carabinieri. La rissa ha coinvolto almeno 8 persone, tutte residenti nel condominio, che si sono affrontate a calci e pugni nell'area comune, appunto, di questo palazzo. Secondo quanto ricostruito dai militari, si tratta di un italiano, un nigeriano, tutti gli altri invece pakistani. 3 i feriti di 28, 54 e 60 anni, trasportati dalle ambulanze inviate dal 118 al pronto soccorso. Tra i denunciati c'è anche un minorenne. Con 2 chili di cocaina in macchina, sperona la gazzella dei carabinieri, è stato arrestato un 25enne. Se la droga fosse finita sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato, pensate, 250.000 euro il servizio. Non si è fermato all'alto dei carabinieri, dando vita a un inseguimento che si è concluso qualche chilometro più avanti con il suo arresto, perché nel corso della perquisizione dell'auto su cui viaggiava sono stati trovati 2 chili di cocaina. In manette è finito un marocchino di 25 anni. È successo nel pomeriggio di ieri in via Valentini. Il giovane, pregiudicato e disoccupato, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di danneggiamento per aver speronato una delle macchine dei carabinieri nell'intento di darsi alla fuga. 100.000 euro all'ingrosso e 250.000 euro al dettaglio il valore della cocaina sequestrata, divisa in 2 panetti da 1 chilo ciascuno. Il controllo esteso all'abitazione del 25enne ha consentito di sequestrare anche poco più di 3.000 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'auto condotta dal marocchino è risultata di proprietà di un connazionale. Pesantemente danneggiata la macchina dei carabinieri, che è stata speronata. Il militare che era al volante, un appuntato, è rimasto illeso. Il marocchino è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia. È finito sotto processo per spaccio di droga e per pagare l'avvocato avrebbe estorto soldi al testimone che lo aveva accusato. Un italiano di 48 anni, residente a Prato, di fatto domiciliato a Calenzano, pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia su ordine del tribunale. L'uomo deve rispondere di estorsione.
Le indagini hanno accertato che il 48enne, attraverso gravi minacce, avrebbe imposto al suo cliente di saldare le spese sostenute per farsi difendere dall'avvocato, in quanto era stato lui, con la sua testimonianza, a metterlo nei guai. Gli investigatori hanno raccolto elementi probatori ritenuti inconfutabili, accertando l'avvenuto pagamento di una prima tranche di 500 euro da parte del testimone. Cambio di guardia al Museo Soffici di Poggio a Caiano, stamani la presentazione del nuovo direttore, Leonora Barbieri. È la storica dell'arte Giulia Ballerini, la nuova direttrice del Museo Soffici di Poggio a Caiano. La quarantenne poggese raccoglie l'eredità immensa lasciata dal suo predecessore, dirigente comunale del settore cultura, Luigi Corsetti, scomparso lo scorso novembre. Oggi la presentazione ufficiale in video chat. Ballerini è stata scelta tra una rosa di 12 candidati che hanno partecipato al bando comunale. A fare la differenza è stata la sua grande conoscenza del museo e della figura di Soffici. La nuova direttrice ha visto nascere museo, collaborandovi per 10 anni, dall'apertura nel 2009 fino allo scorso ottobre 2019. Inoltre la sua tesi di laurea era incentrata proprio sulla figura del poliedrico artista che riposa nel piccolo cimitero di Poggio, dove aveva vissuto moltissimi anni. Fu proprio Corsetti ad aiutare Giulia ad arrivare brillantemente a questo traguardo. Credo che la sua figura sia impossibile da sostituire, però il fatto di voler continuare nel segno del suo ricordo e soprattutto nei valori che ci ha lasciato, anche attraverso la riscoperta della figura dell'artista, credo sia appunto un segnale di giusta continuità. 40 anni appena compiuti, sposata e mamma di 2 bambini, Giulia fa l'educatrice museale per il Dipartimento Educazione delle Gallerie degli Uffizi e Firenze Musei, lavoro che manterrà in parallelo la direzione del Museo Soffici. Ed è proprio il fronte della didattica che sarà tra le prime cose da portare avanti non appena la struttura riaprirà i battenti il 18 maggio. In programma anche nuove modalità di fruizione che sfruttino la tecnologia. È particolarmente significativo oggi, in questo momento di emergenza coronavirus, dovrà essere anche una ripresa delle nostre comunità e quindi una ripresa che dovrà coinvolgere anche i settori che caratterizzano una comunità, che non sono soltanto quelli importantissimi delle imprese, del commercio, ma sono anche quelle della cultura. Questo è il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, arrivederci.